E poi chiudiamo, colleghi. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1 quinquies punto 01 vacca. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole relatore di minoranza, contrario alla quinta Commissione. Aperta la votazione. Arlotti, Pastorino, Pastorino, provi? Ok, Vacca sta alzando la mano perché non è ancora arrivata al posto, vero? Provi. Di Maio, Marco. Vacca ha votato, Di Maio pure, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1 sexies punto 1. Chimienti che chiede di parlare. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Io non so se il Governo si è accorto di quello che è accaduto quest'anno, cioè riguardo al pagamento degli stipendi dei supplenti che mandano avanti le scuole italiane, perché appunto quest'anno si sono avuti oltre 30.000 supplenti che hanno dovuto aspettare per mesi e mesi il pagamento degli stipendi. Quindi alcuni ancora lo scorso mese aspettavano le retribuzioni degli stipendi di settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2000. E 15. Quindi un po' complici un po' il malfunzionamento del sistema informatico SIDI, un po' gli stanziamenti e le erogazioni che venivano annunciate ma poi effettivamente non arrivavano. Insomma, questa è la situazione incresciosa che si è verificata quest'anno. Quindi noi riteniamo che sarebbe doveroso istituire un sistema che disincentivi questi gravissimi ritardi e quindi con questo emendamento abbiamo immaginato un supplemento che viene messo in busta paga qualora ora ci sia una morosità da parte appunto del pagamento degli stipendi da parte delle amministrazioni. Perché, e quindi chiediamo che se in caso di ritardo di pagamento pari o superiore a 30 giorni al lavoratore sia corrisposta un'indennità pari al 20% della somma spettante. Quindi forse inserendo un disincentivo di questo tipo eviteremmo il riproporsi della incresciosa situazione che si è verificata quest'anno. Grazie. Grazie, metto in votazione l'emendamento 1-sexies.1 Chimienti, parere contrario Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Coppola, Pastorino, Lomonte. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo.